Colonnello, allora, 2 milioni e mezzo di beni sequestrati più 30 milioni di crediti bloccati. Com'è partita questa indagine? Questa indagine è partita nel 2021 monitorando specifiche posizioni di persone giovani che avevano aperto la partita IVA in tempi molto recenti. Soprattutto andando a verificare coloro che avevano dichiarato il possesso di crediti fiscali legati al bonus facciate. Quindi abbiamo all'inizio incrociato dei dati, abbiamo visto che c'erano delle persone, quasi tutte originarie dell'Est Europa, che avevano aperto la partita IVA nel settore edile e nel giro di un mese, due mesi o in alcuni casi anche poche settimane avevano dichiarato di aver eseguito lavori per 3, 4, 5 milioni di euro. Ovviamente queste persone non avevano alcun tipo di organizzazione aziendale e fino al momento prima dell'apertura della partita IVA neanche una posizione economico-finanziaria solida. Quindi è chiaro che c'era un elemento di alert, di rischio dal quale poi siamo partiti per iniziare questa indagine. Abbiamo fatto dei riscontri, abbiamo visto che questi lavori erano fittizi, erano inesistenti perché i committenti, i cittadini italiani, non avevano nel modo più assoluto avuto rapporti con questi, come dire, impresari, chiamiamoli, e da lì è scattata l'indagine con la procura di Treviso, che ha poi consentito di giungere ai sequestri prima di circa 30 milioni di euro a gennaio del 2022 e poi oggi di oltre 51 milioni di euro tra crediti e altri beni. Clienti italiani agganciati anche in maniera particolare? Sì. Il problema degli indagati era acquisire i dati identificativi delle persone, dei clienti. Quindi si sono ingegnati in vario modo. Vi posso citare un esempio forse più eclatante. Una persona stava parlando col proprio barista, si stava prendendo un caffè e diceva di voler appunto rifarsi la facciata del proprio stabile. Si è avvicinato uno degli indagati che ha sentito ovviamente la conversazione, si è proposto dicendo di essere appunto un titolare di partita IVA nel settore edile e ha chiesto la carta d'identità di questa persona per compilare gli atti e le fatture. Questa persona ha consegnato il proprio documento e da lì ovviamente l'indagato ha acquisito tutte le informazioni necessarie. Quindi anche questo è un ulteriore momento per suggerire a tutti di fare molta attenzione quando si danno le proprie generalità agli sconosciuti, perché poi purtroppo non si può avere certezza dell'utilizzo che ne sarà fatto.